Il Consiglio regionale dell'Abruzzo partecipa e sostiene le attività programmate in occasione dei 30 anni di ANCI Abruzzo. L'associazione che ha sede proprio a Palazzo dell'Emiciclo raccoglie al suo interno tutti i sindaci dei comuni abruzzesi. Questa mattina in una conferenza stampa il presidente ANCI Abruzzo Gian Guido D'Alberto ha fatto il punto sull'attività dell'organismo e ha lanciato l'evento di domani al Teatro Marrucino di Chieti che sarà inaugurato dall'intervento istituzionale del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospidi. I sindaci eh, in della comunità, delle proprie comunità e di una comunità unica che è quella eh, abruzzese. Sindaci che in questi 30 anni hanno eh, incrementato la forza, la credibilità di, di Anci che è sempre più un riferimento istituzionale nel rapporto con tutti gli altri livelli, muovendosi sempre nell'ottica della collaborazione che andava al di là delle differenze territoriali, delle differenze geografiche e delle differenze politiche. Una vicinanza costante, un supporto costante che ci vede celebrare i 30 anni con un programma molto importante, oltre ai, alle partecipazioni istituzionali di tutti i livelli, eh, regionale, le province, la città capoluogo di, di regione, ci sarà uno spettacolo, uno spettacolo Sindaco Pescatore dedicato al Sindaco Angelo Vassallo che ha sacrificato la propria vita nello, nello svolgimento della sua attività di, di Sindaco, quindi con orgoglio rappresentiamo il ruolo, la funzione dei sindaci a livello nazionale e anche nella nostra regione e poi ci sarà l'annullo filatelico con Franco Bollo dedicato ad un altro sindaco che ha fatto la storia della nostra democrazia e della nostra Costituzione, sindaco di Firenze Giorgio Lapira, recentemente dichiarato beato da Papa Francesco.